Qui Radio Maria, trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo arrivati, cari amici, al numero 203. Stiamo spiegando il credo. Abbiamo visto l'espressione "io credo in un solo Dio". Ora, il Catechismo, dove è spiegato che esiste uno solo Dio, Dio che è unico, pur essendo in tre persone uguali e distinte, e dopo aver ribadito appunto che il monoteismo cristiano è ben differente dal monoteismo delle altre religioni, proprio perché il monoteismo cristiano contempla la Trinità delle persone nell'unità della natura, il Catechismo della Chiesa Cattolica nel numero 203, sotto il titolo "Dio rivela il suo nome", ci aiuta a comprendere che Dio non è una forza anonima, ma è una persona. Ieri abbiamo già spiegato che cosa vuol dire Dio persona. Non vuol dire che Dio ha un corpo o che Dio è materiale, Dio è purissimo spirito, ma dire che Dio è una persona significa dire che come noi Dio è un principio interiore di conoscenza, un principio interiore di amore, e quindi noi possiamo rivolgerci a Dio come a un tu, e siccome in Dio ci sono tre persone, noi possiamo rivolgerci a Dio come a tre tu, partecipi tutti dell'unica natura divina, il tu del Padre, il tu del Figlio e il tu dello Spirito Santo. È sempre difficile, cari amici, definire questo mistero che è la persona, un mistero grandissimo. Noi la conosciamo appunto cos'è la persona conoscendo gli esseri umani. Abbiamo visto come è profondamente diverso il trovarsi davanti a una cosa o anche a un animale e trovarsi davanti a un essere umano con cui possiamo guardarci negli occhi. Ecco, questo principio di conoscenza, di amore, di donazione, tutta questa realtà misteriosa che è il tu dell'uomo, in forma sia pure elevata, sia pure purificata dalle imperfezioni, dei limiti, dobbiamo trasferirlo a Dio. Anzi, noi possiamo dire che in questo consiste l'immagine e la somiglianza dell'uomo con Dio, nel fatto che l'uomo è un tu come Dio è un tu, anzi abbiamo detto che sono tre persone, e quindi proprio perché l'uomo è persona può rivolgersi a Dio anche come una persona. Vediamo adesso il numero 203 del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove viene affermato l'aspetto personale del Dio cristiano. Dice il Catechismo: Dio si è rivelato a Israele, suo popolo, facendogli conoscere il suo nome. Il nome esprime l'essenza, l'identità della persona e il senso della sua vita. Dio ha un nome. Non è forza anonima. Svelare il proprio nome è farsi conoscere agli altri. In qualche modo è consegnare se stesso, rendendosi accessibile, capace d'essere conosciuto più intimamente e di essere chiamato personalmente. Già nel precedente appuntamento avevamo, cari amici, spiegato come non è assolutamente scontato che la ragione umana,
la ricerca religiosa, così come la conosciamo dalle religioni storiche, sia sempre pervenuta ad affermare Dio come essere personale. Abbiamo visto a riguardo due tendenze fondamentali. Una tendenza certamente maggioritaria, cioè che è presente nella maggior parte delle religioni, che intende Dio come persona. Magari su Dio faranno molti errori le religioni, però non c'è dubbio che una tendenza maggioritaria presente in tutte le religioni è per l'affermazione di un Dio personale, cioè un Dio che è qualcuno a cui rivolgersi, qualcuno con cui parlare, qualcuno da ascoltare, qualcuno che ci manifesta il suo amore, il suo perdono, la sua grazia. Ecco, questo possiamo dire che questa concezione di Dio come persona e non come forza anonima è presente nella maggior parte delle religioni. Tuttavia, cari amici, non c'è dubbio che c'è anche una tendenza nelle varie religioni a esprimere Dio non come persona, ma come forza anonima, come qualcosa e non come qualcuno. E questa tendenza, abbiamo visto, è presente in varie religioni, come l'induismo o anche come il buddismo, anche se in ambedue queste religioni orientali è presente anche una concezione fortemente personalistica di Dio. Ma una variazione di questa tendenza a fare di Dio una forza anonima c'è nelle varie forme di panteismo, cioè in quella concezione del mondo in cui Dio è identificato con le forze della natura. Quante teorie filosofiche e anche quante forme di sette o di nuove religioni presentano Dio non come un essere personale, come un tu, ma lo presentano come un'energia specialmente, vorrei dire, in questa galassia delle varie religioni, che è la New Age. New Age è un po' una, più che una religione specifica, è un po' uno spirito che informa tante tendenze religiose. La New Age è un po' un'insalata russa di tutte le religioni che vogliono fare, di tutte le religioni naturalistiche, no? Che hanno un po' la tendenza a divinizzare la natura. Ebbene, noi vediamo nella New Age una tendenza ben precisa a fare di Dio una forza misteriosa ma anonima, a identificare Dio con la luce, a identificare Dio con l'energia, a identificare Dio con una specie di materia immateriale, per così dire, no? Ecco, questa tendenza a fare di Dio una forza anonima, come un oceano nel quale tutti scompaiono e quindi a non avere con lui un rapporto di conoscenza e di amore, è una realtà ben presente anche oggi e che noi troviamo soprattutto in questo spirito religioso così alternativo al cristianesimo, che è la New Age, una forma, la New Age è una specie di religione della natura, no? Che adora le forze immateriali e le sublima fino a fare diventare un Dio, le forze misteriose della natura, l'energia, ecco, Dio come energia, no? Ebbene, cari amici, tutte queste concezioni di Dio sono errate, cioè tutte quelle concezioni di Dio che in realtà ne fanno una forza anonima sono errate. Noi dalla rivelazione biblica sappiamo che Dio è persona. Quando diciamo che Dio ha un nome, vogliamo dire proprio questo, che Dio è un essere personale e quindi un principio di conoscenza, un principio di amore, è un qualcuno che è il tuo interlocutore. Quindi Dio ha un nome, ma non solo Dio ha un nome, dice il Catechismo, Dio svela il proprio nome. E quindi dobbiamo tenere presente che Dio non solo è persona, che ha un nome, ma ha voluto svelare, rivelare all'uomo la sua vita intima, la sua vita personale. Noi, cari amici, con la sola ragione umana,
saremmo potuti pervenire ad affermare che Dio esiste, che Dio è perfetto, che Dio è spirito, ma con la ragione umana non saremmo potuti andare più oltre. Difatti, le varie religioni non cristiane, cari amici, che sono appunto l'espressione della ricerca della ragione umana di Dio, al massimo sono riuscite a pervenire all'esistenza di un Dio solo, al massimo sono riuscite a pervenire ad affermare che Dio è perfetto, che Dio è buono, che Dio è spirito, ma nessuno ha potuto entrare nella sua vita intima. Soltanto Dio ci ha svelato la sua vita intima, che è una vita di amore interpersonale. Sono tre persone che si amano. Ora, Dio non solo ha un nome, quindi non solo Dio è persona, è un tu, ma Dio ci ha svelato la sua vita intima, che è una vita di relazione d'amore. Sono tre tu che si amano. Quindi il cristianesimo si... Certamente il cristianesimo è vicino all'ebraismo, all'islam, ma anche alle altre religioni, almeno parzialmente, nell'affermare che Dio non è forza anonima, che Dio è persona. Ma il cristianesimo in più ha questa rivelazione che Dio fa di se stesso. E cioè il cristianesimo, per iniziativa divina, conosce la vita interpersonale di Dio. Insomma, è come se la ragione umana possa pervenire a vedere Dio dal di fuori e basta, e cioè a dire che esiste, che è spirito, che è buono. È come se tu conosci una persona vedendola sulla strada, ne dai una descrizione interiore. Diverso è se questa persona ti introduce nella sua casa e ti introduce nella sua vita intima. Ebbene, il cristianesimo entra nella casa, ma entra non perché la ragione umana possa entrare per conto suo, ma perché Dio ti introduce nella sua casa e quindi nella sua vita intima. E quindi Dio svela il suo nome, e quando Dio svela il suo nome, rivela il nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Certamente, come dice il numero 204, c'è tutta una storia attraverso la quale Dio rivela il suo nome. E noi vedremo adesso le varie tappe di questa storia, come Dio ha incominciato a rivelare il suo nome nell'antica alleanza, prima definendosi il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e poi nella rivelazione del Sinai, dicendo... chiamandosi come colui che è Yahweh, che vuol dire l'essere, l'unico essere che sussiste per forza propria. Ma poi vedremo, cari amici, che la rivelazione del nome di Dio non finisce certo qui. È Cristo che ci rivela la vita intima di Dio, e allora dice tre nomi di Dio, e cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono i tre nomi di Dio. Perciò c'è una progressiva rivelazione del nome di Dio. Direi che nell'antica alleanza Dio viene chiamato Yahweh, e qui indica la sua natura divina, colui che è, l'unico che è. Tutto il resto non esiste per forza propria, ma perché Dio lo fa esistere. Quindi nell'antica alleanza Dio rivela il suo nome rivelando la sua natura divina come essere unico, lo stesso essere che è sussistente, l'unico essere che sussiste per se stesso. Quindi una rivelazione di Dio nella sua natura e nella sua essenza. Invece Cristo ci rivela Dio nella sua vita interpersonale e ci dà i tre nomi di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi Dio ha un nome, non è forza anonima. Dio svela la sua vita intima, prima dicendo il nome della sua natura, cioè Yahweh, che vuol dire colui che è, che esiste per forza propria, e poi rivelando i nomi della sua vita interpersonale: Padre, Figlio e Spirito Santo. E giustamente il Catechismo dice: svelare il proprio nome è farsi conoscere agli altri.
è bellissimo. Dio che non sta beato a godersi se stesso, non sta nella sua pace, ma desidera farsi conoscere dagli uomini e ci tiene a parlare con gli uomini, ci tiene a intrattenersi con gli uomini. Anzi, dice la Bibbia che la delizia di Dio è parlare con gli uomini, bontà sua, cari amici. Ecco, svelare il proprio nome vuol dire non soltanto rivelare la propria vita intima, vuol dire farsi conoscere agli altri, ma ancora di più, dice il Catechismo, in qualche modo svelare il proprio nome è consegnare se stesso, rendendosi accessibile. Quindi Dio non solo desidera farsi conoscere, desidera farsi conoscere, ma desidera introdurre te nella sua vita intima. È bellissimo, nella sua vita d'amore. In poche parole, cari amici, Dio non abita, come diceva Kafka in quel famoso racconto sull'imperatore, no? Kafka nel romanzo Il Castello, un romanzo pieno di riferimenti a Dio, pieno di simbolismi, in qualche modo rappresentava questo grande scrittore di Praga del secolo scorso, Kafka, un grande scrittore certamente, ebreo, nel famoso libro Il Castello paragonava Dio come a un imperatore, ma quando c'è da arrivare a questo imperatore tu ti sperdi nelle stanze e nei meandri di questo castello e non arrivi mai a avere un rapporto, un colloquio a tu per tu con l'imperatore nell'intimo della sua stanza. Ebbene, questo romanzo di Kafka era un romanzo di un ebreo, giusto? Cioè di qualcuno che non conosce la rivelazione cristiana. Invece lo specifico, il grande aspetto della rivelazione cristiana è che Dio non è l'imperatore che sta in un castello inaccessibile, ma sta in un castello che è accessibilissimo. Dio si è reso accessibile, dice il Catechismo, si è reso capace di essere conosciuto più intimamente, di essere chiamato per nome. Quindi Dio ti fa entrare nel suo castello, ti fa entrare nel cuore della Santissima Trinità. Questo mi pare l'aspetto più commovente, cari amici, cioè l'aspetto che forse noi cristiani stessi non valutiamo abbastanza. Questa è una ricchezza straordinaria, perché se tutte le religioni in qualche modo conoscono qualcosa di Dio, sanno che esiste questo castello e girano attorno alle mura di questo castello, solo la religione cristiana ti può dire: attenzione, che questo castello ha una porta, tu puoi entrare in questo castello, puoi parlare con Dio. Questo è il grande annuncio che il cristianesimo deve fare al mondo. È il grande annuncio che il cristianesimo, cari amici, deve fare a tutte le altre religioni. Attenzione, Dio non è inaccessibile. Non c'è scritto divieto di transito davanti alla porta di Dio. Davanti alla porta del castello non c'è scritto vietato l'accesso. Dio ha aperto il cancello. Dio ha aperto la porta. Tu puoi entrare. Puoi entrare attraverso la porta della fede, attraverso la porta dell'umiltà, attraverso la porta dell'amore. Dio si è reso accessibile, Dio ha aperto tutte le stanze del castello. Tu puoi entrare anche nella stanza del re, nel segreto del suo talamo regale, perché il padre si è aperto ai figli. Il Padre ha inviato il Figlio, che è la via, che è la verità, che è la vita. E tutte le creature possono entrare in Dio attraverso la via che è il Figlio. Il Figlio è quella via che ti porta dritto nel cuore stesso di Dio e ti permette di chiamare il Padre col suo nome. Non chiamarlo l'Onnisciente, l'Onnipotente, l'Inaccessibile, l'Innominabile, l'Impronunciabile, l'Ineffabile, no. Tu lo puoi chiamare col nome suo di Padre e puoi chiamare il Figlio col suo nome di Fratello
e poi chiamare lo Spirito Santo col suo nome di amore. Vedete, cari amici, come è importante uscire fuori da un monoteismo ristretto e comprendere, cari amici, la grandezza della rivelazione cristiana riguardante la Santissima Trinità. Noi, a forza di parlare delle tre grandi religioni monoteistiche, non abbiamo ancora capito che il cristianesimo è un monoteismo specifico, particolare. Sì, è monoteismo, cioè afferma l'unità di Dio, ma afferma che Dio ha svelato il suo proprio nome, ha aperto la porta del castello, vuole farsi conoscere, vuole che tu entri dentro di lui, in qualche modo, facendosi uomo. Dio ha consegnato se stesso a noi, si è reso capace, facendosi uomo, di essere conosciuto più intimamente e di essere chiamato personalmente. Pensate, cari amici, noi possiamo chiamare Gesù. Pensate, quando gli apostoli dicevano Gesù, chiamavano Dio per nome. Quando i nemici di Gesù lo chiamavano Gesù, senza saperlo chiamavano Dio per nome. Eccolo lì, Dio, per le strade della Palestina, con un paio di sandali, con una tunica. Eccolo lì, Dio, fattosi visibile, fattosi accessibile, che tu puoi vedere, che tu puoi toccare, col quale tu puoi mangiare pane e formaggio e olive. Gli apostoli hanno mangiato con Dio, hanno bevuto vino con Dio, hanno mangiato mozzarelle e olive con Dio, hanno pregato con Dio, hanno cantato con Dio, hanno camminato con Dio, hanno pescato con Dio, hanno mangiato pesce con Dio. Cosa vogliamo di più? Cosa stiamo a parlare del Dio inaccessibile, del Dio che non si conosce, del Dio che è energia, del Dio che sta sulla luna? È qui sulla terra, si è fatto uomo in Gesù Cristo, si chiama Gesù, si chiama l'Emmanuele. Quindi bellissimo, cari amici, questo passaggio del catechismo. Dio non è una forza anonima. Svelare il proprio nome è farsi conoscere agli altri. In qualche modo è consegnare se stesso, rendendosi accessibile, capace di essere conosciuto più intimamente e di essere chiamato personalmente. E quando io penso che uno degli apostoli metteva il capo sul cuore di Dio, cari amici, per ascoltare i battiti di amore, mi chiedo se noi cristiani abbiamo compreso il mistero dell'incarnazione, abbiamo capito cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo e che Dio ci ha introdotti nel Tempio Santo, nel Santo dei Santi, che è se stesso, che è la Santissima Trinità. Cari amici, noi cristiani viviamo una fede prima del cristianesimo, una fede vaga in Dio. Sì, credo che Dio c'è. Questo dicono molti cristiani, credo che Dio c'è, ma non sai che si è fatto uomo. Non sai che Dio è Gesù, che tu puoi chiamare per nome. Non sai che Dio ti ha introdotto nella sua vita intima. Come, cari amici, noi cristiani dobbiamo ancora riscoprire il mistero fondamentale del cristianesimo, che è il mistero dell'incarnazione e della Santissima Trinità. Siamo restati ancora, cari amici, alla porta del cristianesimo. Pochi cristiani sono entrati nel Santo dei Santi, nel cuore della Santissima Trinità, nel mistero dell'incarnazione che contrassegna, cari amici, che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni. Dobbiamo ancora, forse, cari amici, entrare nel cuore del cristianesimo, nei due misteri fondamentali della fede, che sono l'unità e la Trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e morte di Gesù Cristo. Dio ha un nome, ci ha rivelato questo nome, Dio si è reso capace di essere conosciuto più intimamente, Dio desidera che noi entriamo nell'intimità della sua casa. Gloria.
stiamo spiegando il credo. Cari amici, abbiamo spiegato la prima espressione del credo, la prima professione di fede del credo, io credo in un solo Dio, e poi abbiamo affrontato il capitolo che riguarda il nome di Dio e quindi la natura personale di Dio. Abbiamo, cari amici, sottolineato come purtroppo noi cattolici ancora molte volte non siamo ancora entrati in quelli che sono i misteri principali della nostra fede, che è il mistero della unità e trinità di Dio. E quindi ci comportiamo come se bastasse affermare di credere in Dio senza mai aver sperimentato quella che è la vita intima di Dio. Infatti, svelando il proprio nome, diceva il numero 203 del Catechismo della Chiesa Cattolica, in qualche modo Dio consegna se stesso, si rende accessibile, capace di essere conosciuto più intimamente e di essere chiamato personalmente. E quindi per noi cattolici occorre veramente che entriamo in quella che è la ricchezza specifica della nostra fede, che è il mistero della Santissima Trinità, e quindi poter chiamare Dio con i nomi, con i tre nomi, quello di Padre, perché il Padre è una persona, è un tu, e chiamare il figlio col nome di fratello o di amico, come lui stesso ci ha insegnato a chiamarlo, e lo Spirito Santo col nome di dono o di amore. E quindi dobbiamo veramente entrare in questa ricchezza nella quale Dio stesso ci ha introdotti mediante la fede, la ricchezza delle sue relazioni interpersonali, e partecipare anche noi in questa ricchezza nel rapporto con ognuna delle tre persone, e soprattutto nel loro rapporto di amore, perché non è sufficiente rivolgerci al Padre oppure rivolgerci a Cristo o rivolgersi allo Spirito Santo, ma dobbiamo entrare veramente nella circolarità dell'amore che caratterizza le tre persone. Quindi rivolgerci al Padre con Cristo, amare il Padre con l'amore di Cristo e sentirci amate dal Padre con lo stesso amore con cui il Padre ama Cristo. Quindi non solo entrare nel rapporto personalissimo con ognuna delle tre persone, quindi sentire Dio come Padre, Dio come fratello, come amico, Dio come amore, come dono, ma entrare nella circolarità che i teologi chiamano circuminsessione, cioè proprio la circolarità dell'amore fra le tre persone divine. Questa è veramente la vita eterna che incomincia già in questa vita, ma soprattutto comprendere, cari amici, questo grandissimo mistero di Dio che si fa uomo. E questo è il secondo mistero fondamentale della fede cristiana, per cui Dio si è fatto visibile in Cristo. Quindi nel nostro rapporto con Cristo veramente sperimentiamo una cosa meravigliosa, cioè che Dio ci ama con un cuore di uomo, che Dio ci guarda con occhi di uomo, che Dio ci sorride con un volto di uomo. E questo è un mistero, cari amici, di filantropia, di amore infinito di Dio per l'uomo, che noi non abbiamo ancora scoperto. Anzi, molte volte proprio all'interno della Chiesa Cattolica si sentono le vere e proprie bestemmie, come quando si dice che Cristo è soltanto un uomo, soltanto un profeta. E perciò comprendere l'espressione che Dio ha un nome in tutto il suo valore teologico e spirituale significa che Dio è persona, anzi sono tre persone, e che noi siamo chiamati a entrare in questa intimità perché Dio stesso ce la rivela, perché Dio stesso ci introduce. Non certo quindi entriamo nel mistero di Dio per volontà nostra, sarebbe inaccessibile. Dio è inaccessibile all'uomo. L'uomo può entrare nel talamo del re soltanto perché il re lo introduce, perché Dio ci introduce. Adesso, cari amici, attraverso i numeri 204 e seguenti vediamo questa rivelazione del nome di Dio nel Vecchio Testamento, e qui si afferma nel numero 204 un principio fondamentale, e cioè che la rivelazione del nome di Dio è stata progressiva ed è stata molto varia,
ma ha avuto alcuni momenti fondamentali che adesso vedremo. I momenti fondamentali riguardano appunto la rivelazione che troviamo nel libro dell'Esodo, in cui di fronte alla richiesta di Mosè Dio ha rivelato il suo nome qualificandosi come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e specificando appunto il suo nome proprio: io sono colui che è. Questa naturalmente è la rivelazione del Vecchio Testamento, anche se poi nel Nuovo Testamento noi troviamo altri nomi di Dio non meno ricchi, non meno importanti, come il nome di Padre, il nome che è fondamentale questo, ma che riguarda soltanto la prima persona della Santissima Trinità, applicato a tutto il mistero divino, a tutto l'essere divino. Nel Nuovo Testamento troviamo altre definizioni di Dio. Dio è verità, per esempio Dio è amore. Quindi se volessimo riassumere le principali manifestazioni del nome di Dio, dovremmo fare questo percorso. Innanzitutto la rivelazione nel libro dell'Esodo, in cui Dio rivela di essere colui che è. E poi, sempre nel Vecchio Testamento, i nomi di Dio che qualificano la sua intima essenza. Nel Vecchio Testamento Dio non è soltanto colui che è, ma è colui che è misericordia, colui che è pietà. E nel Nuovo Testamento Dio è colui che è verità, Dio è colui che è amore. Ecco, questo è il percorso del catechismo dai numeri 204 ai numeri 221, e quindi anche noi adesso facciamo questo percorso insieme al catechismo della Chiesa Cattolica. Vediamo innanzitutto il numero 204. Dio si è rivelato al suo popolo progressivamente e sotto diversi nomi. Ma la rivelazione del nome divino fatta a Mosè nella teofania del roveto ardente, alle soglie dell'Esodo e dell'alleanza del Sinai, si è mostrata come la rivelazione fondamentale per l'antica e la nuova alleanza. Quindi in questo numero noi vediamo come la rivelazione che Dio ha fatto di se stesso al popolo di Israele è progressiva, viene fatta man mano. E qui possiamo fare il paragone con una madre che educa un bambino. All'inizio dà il latte materno, poi darà il latte comperato, poi darà le prime pappine, poi darà un cibo più adulto. C'è veramente una pedagogia materna di Dio nella rivelazione. Gli uomini hanno dovuto essere pian piano educati a conoscere Dio e a entrare nel suo mistero. Pensate che perfino un filosofo come Platone, in un suo famoso mito, il mito della caverna, ha sottolineato questa incapacità degli uomini di guardare a Dio e di vedere la luce. Dice Platone: noi uomini prima della rivelazione divina siamo come degli schiavi o dei prigionieri in una caverna buia dove il nostro occhio non è abituato a vedere. E pensate, Platone nel V secolo avanti Cristo dice che quando viene il liberatore a liberare gli uomini dalla caverna, li prende pian piano e li porta fuori. Ma ecco che gli occhi degli uomini non sono abituati a vedere la luce e incominciano ad essere abbagliati anche dalla penombra. E Platone descrive appunto come gli occhi degli uomini piangono e soffrono man mano che si avvicinano alla luce del sole. Vedete, questo grande filosofo greco aveva compreso che l'occhio del nostro spirito è talmente accecato dalla materialità, dal peccato, che soltanto gradualmente può guarire e guardare verso la luce. Ecco perché, cari amici, la rivelazione di Dio nel Vecchio Testamento è progressiva, avviene man mano.
perché l'occhio della nostra anima è incapace di vedere la luce, deve essere pian piano abituato a vedere le realtà divine. Ecco perché anche nel Vecchio Testamento noi abbiamo una successione di nomi divini. Prima di arrivare alla rivelazione dell'Esodo, della rivelazione a Mosè, c'è tutta una serie di nomi in cui Dio gradualmente, attraverso questi nomi, rivela se stesso. Sono tantissimi i nomi divini. Ebbene, ogni nome divino indica una qualità, un atteggiamento di Dio, e attraverso la rivelazione di questi nomi Dio in pratica manifesta una qualche luce su se stesso, e intanto abitua l'occhio del credente, dell'israelita, a contemplare verità sempre più alte. Per cui, leggendo la Bibbia, noi non ci dobbiamo scandalizzare se vediamo tanti nomi di Dio. È Dio stesso che si rivela in un modo progressivo e sotto diversi nomi, fino a pervenire a quello che è certamente il momento più alto della rivelazione del nome divino, che è il libro dell'Esodo, al capitolo terzo, cari amici, dove appunto Mosè, avvicinandosi al roveto ardente, ha la rivelazione della presenza divina e del nome divino, che poi sarà fondamentale sia per l'antica sia per la nuova alleanza. Non dobbiamo dimenticare, cari amici, che nel Nuovo Testamento Gesù stesso, per indicare la sua uguaglianza col Padre, afferma, dice di se stesso quelle due parole che Dio aveva detto di sé nel Vecchio Testamento. Per esempio, ecco, cosa aveva detto Dio nel Vecchio Testamento di se stesso nella rivelazione del libro dell'Esodo? Aveva detto, di fronte alla domanda di Mosè, aveva risposto: io sono colui che è. Cioè, Dio aveva qualificato se stesso con questo nome: io sono. Qual è il tuo nome? Risposta: il mio nome è Io Sono. Ebbene, a indicare che questa rivelazione fondamentale del roveto ardente è veramente fondamentale non solo per l'antica alleanza, ma anche per la nuova alleanza, e che quindi questo nome rivela l'essenza stessa di Dio, Io Sono, noi vediamo che nel Nuovo Testamento Gesù stesso, per indicare la sua uguaglianza col Padre, per indicare che Lui ha una natura divina come quella del Padre, Gesù stesso si chiama con questo nome, Io Sono. Infatti, nella disputa con i giudei nel cortile del Tempio di Gerusalemme, quando appunto Gesù afferma, di fronte alle contestazioni e alle domande, afferma: prima che Abramo fosse, Io Sono, gli ebrei capirono talmente bene questa espressione, cioè che Gesù aveva qualificato se stesso col medesimo modo con cui Dio nel Vecchio Testamento aveva manifestato la sua identità, e capirono così bene gli ebrei che Gesù in quel momento si era identificato con Yahweh, si era posto al medesimo livello di Yahweh, prima che Abramo fosse Io Sono, capirono talmente bene che cercarono di ucciderlo. Ma non è questa l'unica occasione in cui Gesù dice di se stesso Io Sono. Quando per esempio nel Getsemani gli chiedono se è lui Gesù di Nazareth, non dice, come traducono in un modo abbastanza diciamo così superficiale certi testi, sei tu Gesù di Nazareth, non dice sono io, dice Io Sono, e stramazzano a terra. Di fronte all'espressione Io Sono, stramazzano a terra. Ecco, quindi, perché questa rivelazione di Dio nel roveto ardente è fondamentale non solo per l'antica alleanza, ma anche per la nuova alleanza. Molti chiedono: ma dov'è che Gesù nel Nuovo Testamento dice di essere Dio? Dovete capire, cari amici,
che se nel Vecchio Testamento Dio aveva rivelato il suo nome e la sua identità gradualmente, tenendo conto della capacità di ascoltare e di capire del popolo ebraico, anche Gesù nel Nuovo Testamento ha rivelato la sua identità di verbo fatto carne, di verbo del Padre, di figlio del Padre fatto carne, molto gradualmente. Ma l'ha manifestata questa sua uguaglianza col Padre nella natura divina, l'ha manifestata con quel linguaggio che gli ebrei potevano capire. Cioè, capite che sarebbe stato abbastanza banale che Gesù andasse in giro a dire io sono Dio. Sarebbe stata una cosa abbastanza banale, un linguaggio da spot pubblicitario. Dio ha parlato con quelle espressioni con cui la gente, specialmente le persone addentro alla Bibbia, come d'altra parte era un buon israelita, potessero capire. E quindi proprio quando Gesù dice di se stesso io sono, lo dice almeno in tre o quattro parti, in tre o quattro occasioni del Nuovo Testamento, è proprio lì che noi vediamo che che lui pone la sua identità di natura con quella di Dio, con quella del Padre. Prima che Abramo fosse, io sono. Chi cercate? Dice Gesù. Gesù di Nazareth, lui risponde, io sono. E tutti stramazzano a terra. Ecco, e abbiamo altri episodi del Nuovo Testamento in cui Gesù si attribuisce questa espressione con cui Yahweh ha definito se stesso, io sono. Ed è proprio qui, cari amici, che la gente capiva che lui si poneva alla pari con Dio. Tant'è vero che Gesù, quando cercarono di lapidarlo, disse, per quale opera voi mi lapidate? Voleva dire, ho fatto sempre opere buone, perché dunque mi uccidete? E appunto gli ebrei, che avevano capito molto bene questa espressione io sono, che Gesù attribuiva a se stesso, rispondevano, noi lapidiamo non per le opere buone che hai fatto, ma perché tu, essendo un uomo, ti metti alla pari di Dio. Ecco, cari amici, quindi, che è abbastanza ridicolo, ed è contro la testimonianza storica dei Vangeli, affermare che Gesù non pone la sua identità di natura con Dio nel Nuovo Testamento. È vero che Gesù ha rivelato progressivamente la sua identità, è vero che Gesù si è adattato naturalmente alla mentalità della gente, ma è anche vero che Gesù in diverse occasioni ha posto con chiarezza il mistero davanti agli uditori della sua uguaglianza col Padre. Siamo arrivati al numero 205, stiamo commentando il primo articolo del Credo, io credo in un solo Dio, e abbiamo visto, cari amici, come Dio, rivelando il suo nome, ha svelato di essere persona, e cioè di essere un principio di conoscenza, di amore, di dono, e come rivelandoci il suo nome ha manifestato il desiderio di farsi conoscere, in qualche modo di consegnare se stesso, di rendersi accessibile, e quindi ha manifestato, cari amici, a noi la sua volontà di essere conosciuto più intimamente e di essere amato personalmente. E abbiamo sottolineato soprattutto come a livello della vita spirituale
noi cristiani non possiamo certo limitarci a credere in Dio. In Dio credono anche i rappresentanti delle altre religioni, ben altra cosa è il cristianesimo. Il cristianesimo non è credere in Dio, ma entrare in Dio, entrare nella vita intima di Dio. E abbiamo visto, cari amici, come dobbiamo avere un rapporto personale, proprio io, come un rapporto io-tu, diciamo così, con un rapporto di conoscenza reciproca e di amore con ognuna delle tre persone della Santissima Trinità. E quindi col Padre, di fronte al quale dobbiamo veramente avere uno spirito filiale, quindi un atteggiamento interiore, un io filiale, no? E così nei confronti del Figlio, che dobbiamo sentire veramente come fratello e amico, e nei confronti dello Spirito Santo, dono d'amore, col quale dobbiamo sentirci appunto, sentire e modellare il nostro esistere come dono d'amore. Non solo, tuttavia, cari amici, avere un rapporto, un'esperienza, direi, non solo avere un'esperienza con ognuna dalle tre persone della Santissima Trinità, ma anche avere l'esperienza dei rapporti che ci sono fra le persone della Santissima Trinità, e quindi entrare in quella circolarità dell'amore che costituisce la vita intima di Dio, e quindi amare il Padre con Cristo, e amare il Padre col cuore di figli, col cuore del Figlio, sentirci amati dal Padre così come si sente amato il Figlio, e questo amare, sentirsi amati, è l'esperienza stessa dello Spirito Santo, che è l'aspirazione d'amore, il bacio d'amore fra il Padre e il Figlio. Questo significa che Dio ha rivelato il suo nome, cioè si è rivelato come essere personale. Abbiamo visto, cari amici, che la rivelazione del nome avviene gradualmente nell'antica alleanza e anche nella nuova alleanza. Il punto chiave della rivelazione del nome di Dio si trova nel libro dell'Esodo, quando Mosè fa l'esperienza di Dio davanti al roveto ardente. Qui Dio manifesta la sua natura personale, manifesta il suo nome, e questa rivelazione del nome di Dio nel libro dell'Esodo è rimasta fondamentale anche per il Nuovo Testamento. Infatti abbiamo visto ieri come Gesù si è proclamato uguale al Padre e si è proclamato Dio come il Padre e una cosa solo col Padre, attribuendosi il nome che Dio nel Vecchio Testamento si era attribuito, e cioè Io Sono. C'è quindi una progressiva rivelazione del nome divino. Poi naturalmente su questa affermazione fondamentale Io Sono sono state nella Bibbia poi attraverso i profeti, attraverso Cristo stesso, colte tutte le sfumature del nome divino e dell'essenza divina. Cioè Io Sono il Dio misericordioso, Io Sono il Dio pietoso, Io Sono la verità, Io Sono l'amore. Ecco, tutte le altre diciamo così qualità del nome divino vengono man mano rivelate nella scrittura. Ora, cari amici, entriamo col numero 205 in questa rivelazione dell'Esodo. È un'esperienza fondamentale nella vita di Mosè. Un'esperienza fondamentale perché nel roveto ardente Dio manifesta il suo nome, manifesta se stesso come un Dio che è presente, un Dio che è fedele, un Dio dove la parola Io Sono non indica soltanto il suo esistere senza dipendere da nessuno, ma indica anche la sua vicinanza, no? Cioè Io Sono vicino a te, Io Sono a tuo fianco, Io ti sono accanto. Ecco, si manifesta un Dio salvatore, un Dio che è impegnato nella vita degli uomini, un Dio che è impegnato nella storia, un Dio che è impegnato nell'amore, un Dio che ama, che è impegnato nell'amore e che mantiene le promesse. Quindi un'esperienza grandissima quella di Mosè, forse la più grande esperienza di Dio nel Vecchio Testamento, abbiamo nel roveto ardente, e questa certamente è uno dei testi chiave, una delle esperienze chiave che illuminano tutta la storia della salvezza. Cioè Dio non è un Dio lontano, non è un Dio che sta nel cielo, non è un Dio che se ne lava le mani nei confronti degli uomini, non è un Dio lazzarone, come dicono gli studiosi di storia delle religioni, no?
che anche per esempio le religioni animiste hanno elaborato un Dio, la nozione di un Dio, ma è un Dio che non si cura degli uomini, un Dio lazzarone. Anche i grandi filosofi, come per esempio Aristotele, ha elaborato un concetto di Dio motore immobile, perfettissimo, ma il quale non si cura, non si sporca le mani con gli uomini. Anche i grandi filosofi cristiani, pensiamo a un Cartesio, un Descartes, il quale ha elaborato appunto il concetto di Dio motore immobile, no? E il quale dà il colpetto iniziale al mondo, poi non se ne cura più. Ben diverso il Dio biblico, un Dio che è persona, un Dio che è innamorato della, innamorato dell'umanità, un Dio che si impegna come, una, come uno sposo che non viene mai meno nel suo amore e che rincorre l'umanità anche quando questa calchi i marciapiedi dalla storia. È veramente una, io credo, questa dell'Esodo la più alta rivelazione di Dio prima di Cristo, ed è veramente una rivelazione di Dio come di cui non c'è nessun riverbero, nessuna traccia neanche nelle altre religioni, che pure hanno delle buone esperienze di Dio. In nessuna religione, se voi guardate, cari amici, perché le religioni non cristiane vanno studiate, vanno lette nei testi fondamentali, e vanno anche studiate nelle esperienze che hanno avuto i rappresentanti, i mistici delle varie religioni. E proprio si vede come in tutte le grandi religioni, cari amici, fatta eccezione per l'ebraismo e il cristianesimo, che sono di origine divina, tu vedi come in tutte le altre religioni è l'uomo che è la ricerca di Dio, no? Come se Dio fosse, diciamo così, un'araba fenice, cioè un qualcuno che ti sfugge sempre. Come una fanciulla che è sempre in fuga, no? E l'innamorato la segue ma non la prende mai. Nelle religioni non cristiane si ha veramente questa esperienza che è totalmente contraria a quella biblica, e cioè dell'anima umana alla ricerca di Dio, il quale però sembra quasi impalpabile, sembra quasi irraggiungibile, sembra inafferrabile. È qualcuno che non si fa prendere, che non si concede all'uomo. L'esperienza biblica, che così come si manifesta in Esodo, è tutta diversa. È Dio che viene alla ricerca dell'uomo, è lui, l'innamorato, che va alla ricerca dell'umanità. E questa... Ecco perché, cari amici, il Cantico dei Cantici, che a prima vista sembrerebbe un cantico di amore naturale, che canta l'amore sponsale, a prima vista il Cantico dei Cantici sembrerebbe un piccolo poema di amore fra due fidanzati, fra due sposi, no? Sembrerebbe a prima vista un cantico d'amore nuziale. In realtà sia l'autorità religiosa ebraica sia quella cristiana l'ha ritenuto rivelato, perché lì è in pratica adombrato il movimento stesso della rivelazione, cioè Dio innamorato dell'umanità, Dio la ricerca dell'umanità. Quindi, mentre nelle religioni non cristiane c'è il movimento contrario, l'umanità la ricerca di un Dio che sfugge, che non è afferrabile, che non trovi mai, nell'Esodo si manifesta qualcosa di diverso, Dio che viene incontro. Io sono colui che è, ma nel senso proprio della presenza, dell'assistenza, dell'amore, della compassione, della pietà, della fedeltà. E quindi uno dei punti chiave in cui Dio ha rivelato se stesso. Cioè, cosa ha rivelato? Ha rivelato di essere innamorato pazzo dell'umanità, direbbe Santa Caterina da Siena. Perché alla fin fine la rivelazione biblica consiste in questo, che Dio è innamorato pazzo dell'umanità. Questa è la rivelazione. Che Dio è innamorato pazzo dell'umanità. Tant'è vero che Giovanni riassume tutto dicendo: Dio ha tanto amato il mondo, penso un po' che pazzo, da mandare il suo figlio unigenito in croce. E Gesù, e qui è espresso tutto l'amore del Padre, e Gesù ha ribadito questa sua comunanza di amore col Padre dicendo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Quindi la rivelazione di Dio, state attenti cari amici, non è tanto la rivelazione di alcune verità di fede, è anche questo, ma è qualcosa di molto più grande. Dio, quando rivela se stesso, si rivela come un pazzo d'amore, direbbe Caterina da Siena, per l'umanità. Tant'è vero, i profeti hanno talmente capito questo,
che hanno paragonato l'umanità a una prostituta che tradisce continuamente Dio e che tuttavia Dio va a prenderla dai marciapiedi della storia e ne fa della prostituta di nuovo la sua sposa. Quale sposo farebbe questo? Nessuno. Ma Dio lo fa, dicono i profeti. Allora, introduciamoci allora in questi numeri 205 e 206, in cui il Dio vivente si manifesta come colui che ha a cuore l'uomo, a cuore l'umanità, a cuore ogni singola creatura umana. Dice il testo: Dio chiama Mosè dal mezzo di un roveto che brucia senza consumarsi e gli dice: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio è il Dio dei padri, dice il catechismo, colui che aveva chiamato e guidato i patriarchi nelle loro peregrinazioni. È il Dio fedele e compassionevole, che si ricorda di loro e delle sue promesse, e gli viene per liberare i loro discendenti dalla schiavitù. Egli è il Dio che, al di là dello spazio e del tempo, lo può e lo vuole, e che per questo disegno metterà in atto la sua onnipotenza. Quindi, innanzitutto, vedete come inizia il catechismo: Dio chiama Mosè dal mezzo di un roveto che brucia. Quindi è Dio che chiama Mosè. E la rivelazione biblica si contrassegna, si distingue da tutte le altre rivelazioni di tutte le altre religioni proprio da questo, che è Dio che chiama, che è Dio che va in cerca della creatura. Dio chiama Mosè, non è Mosè che chiama Dio. Ecco, l'uomo che chiama Dio sono le religioni non cristiane. Dio chiama Mosè è la religione rivelata. E attenzione, il primo nome che Dio si dà, perché evidentemente chiama, poi deve dire chi è. Chi è? Come si... qual è la carta d'identità? Qual è il biglietto da visita che Dio presenta a Mosè? Perché vedete che Dio si presenta con un biglietto da visita. Deve dire chi è, perché Mosè sente una voce. Chi è? Evidentemente quando si sente la voce di Dio, prima ancora di comprendere il significato, c'è subito un tremore che afferra la creatura, perché la santità di Dio riverbera in quella voce. Ma tuttavia Dio deve dire chi è. E come, qual è il biglietto da visita che presenta? Il biglietto da visita che presenta è questa: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Esodo 3,6. Poi dice il catechismo a commento: Dio è il Dio dei padri, colui che aveva chiamato e guidato i patriarchi nelle loro peregrinazioni. Quindi, com'è che si manifesta Dio a Mosè? Si manifesta come colui che aveva chiamato, che era intervenuto nella storia, che aveva chiamato Abramo e l'aveva guidato, aveva chiamato e scelto Giacobbe e l'aveva guidato, aveva chiamato Isacco e Giacobbe e tutti i patriarchi. Quindi si manifesta colui che era intervenuto nella storia, che aveva scelto degli uomini, li aveva tenuti per sé, li aveva accompagnati, guidati. Quindi si manifesta come il Dio che interviene nelle cose umane, come il Dio che agisce all'interno della storia umana, come Dio che sceglie delle persone concrete e attraverso di queste costruisce la storia della salvezza. Quindi come il Dio vivo, il Dio che ha a cura l'umanità, che ha a cuore l'umanità, si manifesta come il Dio che è fedele soprattutto, perché ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe Dio aveva fatto delle promesse, aveva chiesto dei grandi sacrifici, aveva chiesto ad Abramo di lasciare la sua casa, il suo paese, aveva chiesto ad Abramo di sacrificare il figlio, aveva chiesto a Isacco e a Giacobbe tanti sacrifici, aveva chiesto a loro una lunga fedeltà, aveva chiesto loro la fede. La fede, pensate, cari amici,
Dio promette ad Abramo una numerosa discendenza, ma Abramo muore con un figlio solo. Come Dio mantiene le sue promesse nel corso della storia, al di là della vita e della morte degli uomini? Dopo tanti anni, dopo 300 anni, ecco che Dio si ricorda delle promesse che ha fatto ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, dopo 300 anni. E dice: guarda, io sono quel Dio che ha scelto Abramo, Isacco, Giacobbe, che ha scelto i vostri padri. Sono quel Dio che ha fatto ai vostri padri delle promesse e sono venuto per mantenerle. Pensate, è venuto per mantenere le promesse 300-400 anni dopo. È il Dio fedele. È il Dio che non inganna. È il Dio che lavora sui tempi lunghi. È il Dio che ha bisogno della fede degli uomini. Ma è il Dio che non promette con la promessa di marinaio. Quello che promette mantiene. Guardate che è veramente commovente, pensate. Dopo 300-400 anni, se mettiamo la vocazione di Abramo sul 1300 e mettiamo l'Esodo, qualche secolo dopo, perché gli ebrei poi andarono in Egitto e diventarono un grande popolo, quindi passarono forse 300-400 anni. Ebbene, pensate come Dio costruisce la storia degli uomini attraverso la fedeltà. Ecco, in tutto quel tempo in cui il popolo ebraico era stato in Egitto, Dio sembrava lontano, Dio sembrava assente, Dio sembrava essersi dimenticato dalle sue promesse. Invece è fedele, invece si ricorda delle sue promesse e le adempie. Vedete come si manifesta Dio, chiamandosi come il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E dice il catechismo, qui Dio si manifesta come il Dio fedele e compassionevole, che non si dimentica degli uomini, non si dimentica delle promesse che ha fatto loro. Egli viene per liberare i loro discendenti dalla schiavitù. Ecco, loro stessi, gli ebrei schiavi in Egitto, si erano dimenticati di Dio. Ma Dio non si era dimenticato di loro. E dice il catechismo, concludendo questo bellissimo numero 205, egli è il Dio che, al di là dello spazio e del tempo, lo può e lo vuole, e che per questo disegno metterà in atto la sua onnipotenza. Ecco, cari amici, io vorrei qui concludere con una piccola osservazione prima di entrare domani nella rivelazione, diciamo così, del nome Io sono colui che sono. E vorrei dire questo, cari amici, che come vedete Dio è colui che quando inizia una cosa la porta avanti. La porta avanti con fedeltà, con amore, con compassione. Tu ti puoi dimenticare di Lui, tu ti puoi dimenticare dei Suoi progetti, ma Lui non si dimentica. Pensate com'è importante nella vita, cari amici, saper attendere, saper aspettare, saper credere, saper vigilare, saper attendere, vivere nella certezza che Dio manterrà le sue promesse. Questo vale, cari amici, per la storia della Chiesa, per la Chiesa stessa, la quale deve vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti in cui è crocifissa, deve vivere sulla parola del Signore che dice: le porte dell'inferno non prevarranno. Ecco, io sono con voi fino alla fine dei tempi. Credere che Dio è presente anche nel momento della notte, nel momento della sua assenza, perché Lui non si dimentica. Lui interviene al momento opportuno. Pensate, dopo 400 anni, dopo la lunga notte della schiavitù in Egitto, Dio si ricorda e dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ecco che sono qua. Sono pronto, sono venuto all'appuntamento. Dio, cari amici, non manca gli appuntamenti. Dio, cari amici, non manca le promesse. Dio è fedele. Si richiede da parte nostra la vigilanza, la fede, la pazienza, la fiducia.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.